da una stella. Era una sera del 1953. Avevo 8 anni ed ero stata accolta nel lettone di mia zia, che dormiva nella stanza da letto attaccata a quella dei miei genitori. Mentre tendevo l'orecchio per capire cosa stava accadendo dall'altra parte della parete, all'improvviso sentì la voce gioiosa di nonno Pasquale ed esclamava: «Oh Purcello, oh Purcello!» Era nato mio fratello. Pesava 5 kg e il nonno fu il primo a prenderlo fra le braccia. Era un bambinone pieno di vita e aveva sempre così tanta fame che presto il latte di mia madre cominciò a non bastare più. Lei si arrese a integrarlo con quello in polvere e poiché persino la capienza del biberon stava diventando insufficiente, lo sostituì con una bottiglia di birra su cui applicò un ciucciotto. Da lì Massimo iniziò a poppare, crescendo forte e robusto. Ancora custodisco gelosamente una vecchia foto di giornale un po' sbiadita e una pubblicità della Mellin, il latte in polvere che ha nutrito generazioni di bambini. Il piccolo testimonial è proprio Massimo. E quando aveva pochi mesi, nostra madre aveva provato per gioco a inviare la sua foto e loro l'avevano pubblicata con sua grande sorpresa e immenso orgoglio.